Per concludere un pranzo dedicato alle ricette delle nonne, non possiamo far altro che realizzare una bellissima torta alle mandorle, tipica proprio delle domeniche a casa della nonna. Per realizzare questa torta abbiamo bisogno di 300 g di mandorle tritate, fatelo a casa, compratele intere e poi le tritate, 250 g di zucchero, 2 cucchiai di fecola di patate, 6 uova e un limone da grattugiare. Cominciamo sbattendo lo zucchero con le uova, dividendo il tuorlo dal bianco. Il composto è bello spumoso, quindi va bene così. Andiamo ora a sciacquare le fruste e andiamo a montare a neve il bianco d'uovo. Un trucco per montare bene l'albume d'uovo è quello di non utilizzare mai le uova da frigo, ma sempre a temperatura ambiente. Continuiamo con la nostra torta. Andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di fecola di patate alle uova sbattute con lo zucchero e giriamo. Aggiungiamo poco alla volta l'albume, girando sempre nello stesso verso e molto lentamente. Aggiungiamo le nostre mandorle. Ed infine una bellissima grattugiata di limone. La torta alle mandorle è pronta, io ho già preparato un ruoto imburrato in modo che non si attacchi. Andiamo a versare la nostra torta. Battiamola leggermente per farla assestare e via in forno, ventilato a 160-180 gradi, dipende dal vostro forno. Ecco pronta la nostra torta alle mandorle che ha un profumo che non vi dico. Mandorle e limone è davvero eccezionale e mi ricorda gli odori della casa della nonna. Per
Per realizzare la torta alle mandorle abbiamo bisogno di 300 g di mandorle tritate, 250 g di zucchero, 2 cucchiai di fecola di patate, 6 uova, scorza di limone grattugiata.